Una piazza come quella di Francavilla Fontana è ormai una delle prime scelte per i giovani, una piccola realtà che riesce a far diventare grandi tanti calciatori. Negli anni si sono susseguiti diversi profili che nel tempo si sono confermati essere molto di più di semplici promesse. È l'esempio di Michael Folorunscio che in sole 2 stagioni si è fatto notare tanto da arrivare ad essere oggi un titolare inamovibile della Regina in Serie B, con ben 6 gol e 3 assist in 27 apparizioni in questa stagione. Niente male per il centrocampista romano, la sua prima esperienza nel campionato cadetto. Sulle sue stesse orme sembra esserci anche il giovane Francesco Carella, 16 apparizioni quest'anno in campionato, 2 da titolare nelle partite giocate contro Foggia e Viterbese, contro i gialloblu poi nella sua nuova veste da mezzala che sembra quasi averlo valorizzato ancora di più. Visione di gioco, personalità con il pallone tra i piedi, qualità ma soprattutto tanti inserimenti anche senza palla, tutti movimenti che certamente non sono passati inosservati e che gli spianano la strada verso un futuro davvero promettente che, si spera, possa essere ancora una volta con la maglia della Virtus Francavilla.